Quello di stamattina è l'ennesimo episodio, perché non è il primo sequestro di ketamina in città. Com'è andata? Siamo riusciti dal monitoraggio di locali pubblici e luoghi di aggregazione, quindi da quelli che consideravamo assuntori di stupefacente, a risalire a questa coppia e quindi ad monitorare quelli che erano i loro movimenti. Siamo riusciti a individuare il loro rientro dall'estero, per cui dopo un pedinamento che abbiamo fatto dall'aeroporto di Elmas siamo riusciti a verificare che i due stavano, diciamo, trasportando delle bottiglie. Al cui interno, a seguito delle indagini tecniche effettuate dal RIS, abbiamo verificato che si trattasse di chetamina, ben 1,7 kg all'incirca per oltre 8.000 dosi. Secondo lei, comandante La Stella, si può parlare di allarme chetamina a Cagliari? Sicuramente c'è stato un aumento della presenza di questa sostanza, ma diciamo, i sequestri che abbiamo effettuato quest'oggi e quello effettuato lo scorso mese ci consentono di aver, diciamo, dato un giro di vite allo smercio di questa sostanza.